Ok. Io riprendo, tanto poi taglio, cucio e compagnia. Allora, meno 5 giorni alle elezioni qui a Caserta, e noi di centro comunque sta continuando a caricare la situazione per le elezioni che ci saranno il 25. Che situazione vede al momento a meno 5 dal voto? Ma guarda, la confusione ancora regna sovrana, e credo che il dilemma dell'astensione sia astensione o no è un tratto caratteristico di questo nostro momento particolare, nel senso che i partiti hanno disvelato un mistero, non sono più nel cuore della gente, e questo porta, come dire, ancora delle perplessità, in dubbio, stare sulla soglia per quanto riguarda l'accensione un minimo di passione, di speranza, non credo più a nessuno. Poi peraltro, insomma, sperando che oggi i dati segnalino una controtendenza rispetto all'asprezza della guerra ucraino-russa, ma altrimenti la situazione per l'avvenire è abbastanza triste anche per noi. Quindi bisogna spogliarsi ogni altra considerazione, guardare al bene dell'Italia, un bene però che non va affrontato se segnali la Meloni Presidente del Consiglio, quello ci butterà negli inferi dell'economia rendendoci fragili rispetto a Francia e Germania, il momento in cui è delicato per tutti. Noi ci rappresentiamo come partito a chilometro zero, che guardiamo gli interessi del territorio, gli altri tutti vanno invasori, arrivo qua da Trieste, Rosato, dalla Renzi, da Firenze, ma Renzi candidato le loro parti, la Camusso qua, tutti arrivano qua, la Fascina, compagni di Berlusconi, tutti qua, tutti candidati qua, non ci fosse uno che sia di qua, cioè pochissimi quelli che sono di territorio, noi siamo tutti grandi territori. Territorio appunto vuole essere al centro di questa queste elezioni, tenendo conto anche che comunque ad esempio la destra al momento, se non vado errato, propone comunque di nuovo la decentralizzazione della questione delle regioni. Infatti bisogna respingere questo assalto della Lega, che era fatto giurare a Contini i propri governatori per l'autonomia differenziata. Questa ammazza, sappiate, chi mi ascolta, chi mi vede, questa ammazza il Mezzogiorno, ammazza, non votate questi, cioè i primi a non votare sono loro, poi tutto quanto il resto, insomma, prima sono loro. Anzi, bisogna montare la guardia che non avvenga una cosa di questo genere e che rimanga l'unica posizione finanziariamente rilevante, quella del PNRR. Se ci costringono anche a diluire, a dilazionare, a mandare gambe all'aria il PNRR, come dice la Meloni, sarà una tragedia.